Salve amici, oggi è una bellissima giornata di sole. Sapete cosa faccio? Vado a fare una bella gita in un posto splendido. Venite con me. Allora, autostrada dei laghi, poi verso Sesto Calende e poi seguite il navigatore. Si arriva a Orta San Giulio. Appena arrivati ad Orta spicca subito la bellissima Villa Crespi, dove fa sito il famoso ristorante del Cavannacciuolo, dove per mangiare ci vogliono tanti soldini. Orta San Giulio, un comune di 1273 abitanti della provincia di Novara, fa parte del circuito dei borghi più belli d'Italia. Il borgo è stato insignito dalla bandiera arancione da parte del Touring Club d'Italia. Alcune riprese del palazzo comunale di Orta, ricco di affreschi. Nei deliziosi vicoletti si respira sempre aria di festa. Lo shopping è sempre attivo e interessante. Ed eccoci nella piazza principale di Orta, dove i traghetti partono per l'isola di San Giulio, l'unica isola del lago d'Orta. Ed ecco l'isola di San Giulio e il battellino che ci porterà. Il monastero delle monache benedettine, delle suore benedettine, ho capito. 74 monache di clausura. Ah. Eccoci arrivati all'isola di San Giulio, siamo davanti alla chiesa omonima, o meglio nella parte posteriore, perché la facciata principale è dall'altra parte verso il lago. L'interno è uno splendido esempio di architettura romanica. Naturalmente un giretto dell'isola era necessario. Molto bella, caratteristica, ricca di monumenti, di storia e di tradizione. Si dice infatti che l'isola una volta era infestata da draghi e serpenti e fu proprio San Giulio che arrivò con la sua barca, costruì questa chiesa e da lì tutti i serpenti se ne andarono, i draghi. Ma è ora di tornare perché una deliziosa cenetta ci sta aspettando. E quando arriva la sera la fame incombe e quindi andiamo subito al cucchiaio di legno agriturismo a fare una bella cenetta. Beh, direi che come menù di vini non c'è male. In più ci sono anche birre, credo che sia più che sufficiente. Vini da tutti i prezzi. Ecco qua. Buonasera, Cavelli Paolo, Barriera d'Asti, 2020. Benissimo, questo vino credo che sia veramente un'ottima scelta. Anche il pane e i grissini promettono bene. Iniziamo la degustazione. Paletta di cozzolo con mozzarella di ghiacciola di Alessio e focaccia capeccata. Grazie. Prego. Anche questo antipastino qui di vitello tonnato non sembra male. Trota della Valdossola leggermente affumicata, niente male. Ed ecco che la degustazione continua con battuta di manzo di Maggiora, allevamento Annichini, crema di zucca e grana del Piemonte, fattoria Fiandino. Arriva un fornello e non si sa che cosa servirà. Qui sta arrivando una cosa strana. Allora, arancino. Qui la cosa si fa complessa. Allora andiamo a preparare un brodo vegetale per servire il prossimo piatto. Fantastico. E voilà. Questo qui è da mandare al museo del Novecento. Questo brodo vegetale deve essere una libidine, perché va che razza di marchingegno che ha messo in piedi. Fornellino, bollitore e brodo. Ed ecco il raviolo, cos'è un raviolo? Allora, sì, un raviolo al carbone vegetale
con paletta di coggiola, scorciata di limone e bufala, no, della fattoria fatta di oleggio. Consigliamo di miscelare con il cucchiaio la bufala al brodo. Fantastico. Che cosa continuiamo? Ciglia croccante con pomodoro bio e fior di latte di Bolzano Novarese, invece questo è un panino e cereali con filo e porco fumicato 12 ore nel nostro fumicatore che trovate qua fuori. Oh, qui c'è un'altra libidine. Una guancia di maiale filaringo lessata piano piano nel momento a bassa temperatura, servita con polenta di beura e gocce di bagnetto rosso. Guarda l'azione. Un'altra libidine. Cos'è questa roba? Salviettine lavamani disinfettate. Ah, le salviettine! Prego. Arancia, carota e zenzero con crambola al cioccolato. Fantastico. Maraviglia, grazie. Dolci, dolci, semifreddo, caffè, biscottino, torta di mele con crema alla vaniglia, ricotta dolce col biscotto all'arancia. Grazie. Salve! Allora, vi è piaciuta la gita? Dai, carina, Orte molto bella, e l'isola di San Giulio è un gioiellino, davvero. Va girata con calma, tanto ci vuole un attimo fare tutto il giro, è molto bella. E il ristorantino vi è piaciuto? Ho mangiato veramente bene, sono stato davvero felice. E quindi niente, io vi saluto e vi riporto al prossimo video, alla prossima gita o alla prossima emozione. Ciao!